Livia, sono gli occhi tuoi pieni che mi hanno folgorato un pomeriggio andato al cimitero del Verano. Si passeggiava e uscissi quel luogo singolare per chiederti in sposa, ti ricordi? Sì, lo so, ti ricordi, gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sapevano, non sanno e non sapranno, non hanno idea. Non hanno idea delle malefatte che il potere deve commettere per assicurare il benessere e lo sviluppo del paese. Per troppi anni il potere sono stato io, la mostruosa e inconfessabile contraddizione, perpetuare il male per garantire il bene. La contraddizione mostruosa che fa di me un uomo cinico e indecifrabile anche per te. Gli occhi tuoi pieni e puliti e incantati non sanno la responsabilità. La responsabilità diretta o indiretta per tutte le stragi avvenute in Italia dal 1969 al 1984 e che hanno avuto per la precisione 236 morti e 817 feriti. A tutti i familiari delle vittime io dico sì, confesso. Confesso, è stato anche per mia colpa, per mia grandissima colpa. Questo dico anche se non serve. Lo stragismo per destabilizzare il paese, provocare terrore, per isolare le parti politiche estreme e rafforzare i partiti di centro come la Democrazia Cristiana, l'hanno definita strategia della tensione. Sarebbe più corretto dire strategia della sopravvivenza. Roberto, Michele, Giorgio, Carlo Alberto, Giovanni, Mino, il caro Aldo per vocazione o per necessità, ma tutti irriducibili, amanti della verità, tutte bombe pronte ad esplodere che sono state disinnescate col silenzio finale, tutti a pensare che la verità sia una cosa giusta e invece è la fine del mondo, e noi non possiamo consentire la fine del mondo in nome di una cosa giusta. Abbiamo un mandato noi, un mandato divino. Bisogna amare così tanto Dio per capire quanto sia necessario il male per avere il bene. Questo Dio lo sa e lo so anch'io. Devo dirvi una cosa molto importante, ragazzi. La verità è che voi dovete bello dire
tirato ad un con la mamma, la santa e senza baffi. E danno rarissime le volte che mi guardate così. Ogni 11 giugno mi taglierò i baffi, tranne quest'anno perché sto facendo questo video in anticipo perché oggi ho un sacco di cose da fare. Per la maggior parte avrò i capelli, gli occhi e la barba, io faccio ogni domenica. Questi direi che è molto meglio farmi trovare da subito, ed ecco perché faccio così. Questo sono io con i capelli, gli occhi e i baffi. Sono le mezzo di 5 del primo giugno di quest'anno e praticamente il resto del video lo farò il giorno prima del mio compleanno, non lo so. Sta di fatto che questa è la i capelli. Porco cazzo. Vabbè, ritorniamo con i capelli corti e senza baffi perché sono in pigiama e poi non ho voglia di fare questo filmato. In ogni caso ragazzi, seriamente dopo che avrò finito questo video potrei ricominciare a fare effettivamente video come al solito. Ah, per la gente che non lo so, magari pensa che io faccio le cose a caso. Non faccio le cose a caso. Questo è il mio effettivo PC. Guardate che bello, guarda, c'è questo, guarda che meraviglia. È incredibile come l'ingegneria artistica giapponica, italiana diciamo. Comunque, grazie a tutti per aver visto questo video e visto che non ho tempo, ci vediamo al prossimo video. Lasciato ucciso quello.